Salve a tutti e bentrovati. In questa rubrica tratteremo di un personaggio un po' diverso dal solito, parleremo di un re e la ragione di questa scelta è stata proprio perché volevo mostrarvi che anche nella regalità e nel nome che è legato alla stirpe, al fatto di essere proprio un monarca, c'è comunque insito un destino, una trasformazione che deve essere portata proprio nella propria vita e nel proprio regno. Per cui anche il nome che viene assunto nel corso del tempo dai monarchi o i nomignoli o i soprannomi che vengono dati hanno comunque un significato nella storia della vita di quella persona. Ho deciso di parlare di Luigi XIV, quello che è conosciuto come il Re Sole, un monarca che è stato estremamente rilevante nella storia della Francia, un monarca che ha realizzato la monarchia assoluta. Ricordo a tutti che quando si parla di monarchia assoluta non si parla di dispotismo, ma si parla di una monarchia illuminata dove c'è una grandissima capacità di accentramento politico ed è quello che lui fece, ma soprattutto lo scopro proprio di governare con la ragione, perché il concetto della monarchia assoluta illuminata è legata all'illuminismo, alla filosofia del tempo, all'utilizzo della ragione e alla capacità di usare proprio la ragione, il discernimento per amministrare al meglio le sorti del proprio regno, del proprio paese. Andremo a guardare Luigi nel suo nome francese con il numero associato proprio all'essere il 14° regnante con lo stesso nome e poi andremo a guardare il suo soprannome. Andiamo a guardare proprio i talenti con cui Luigi nasce, perché fondamentalmente quando noi andiamo a guardare le lettere delle vocali del nostro nome andiamo a vedere con che energia, con quali talenti noi arriviamo e che energia noi portiamo al gruppo. Quindi abbiamo Louis de Bourbon che nasce con un'energia 38-11-2, abbiamo parlato di una monarchia illuminata e il 38-11-2 nella sua qualità più alta è la luce, è la mia guida, quindi la luce nella mente, la capacità di essere una persona che funge da grandissimo ispiratore a portare una trasformazione 8 del 3 del modello mentale del tempo per poter condurre tutto quello che avrebbe fatto con una nuova ispirata ragione che avrebbe proprio portato in un nuovo tipo di relazione. Infatti lui instaura una nuova relazione con l'aristocrazia che fino a quel tempo era stata abbastanza dominante, tanto da causare anche rivoluzioni interne attraverso proprio dei movimenti che si chiamano il movimento della Fronda. Luigi è in grado di rivoluzionare questa relazione e far focalizzare proprio l'aristocrazia del tempo su altri aspetti. Per questa ragione poi va a costruire quella che oggi noi conosciamo come la Reggia di Versailles. La Reggia di Versailles è un luogo fantastico costruito proprio sull'architettura della geometria sacra, proprio per rappresentare il fatto della possibilità di sentirsi divinamente e fisicamente forti nel mondo, perché il concetto dell'utilizzare strutture nel tempo di matematica era legato proprio alla volontà di far percepire l'essere umano come potente sulla terra. E Versailles ha proprio questo grande compito di far sentire gli aristocratici grandi, di vivere accanto al re, di sentirsi grandi per questo, ma di non rendersi conto che in realtà il 2 è un numero anche che è associato alla manipolazione, che il re attraverso questi doni che lui faceva, questa regalità e queste feste, stava mantenendo controllo su di loro, concentrando invece su di sé tutto il potere dello Stato. Luigi nasce con i numeri 26, il numero di consonanti, e il 26 è la grande regalità, l'essere al centro dell'attenzione. Tra l'altro nelle lettere ebraiche è il numero del divino. Quindi gli altri lo vedono come un re che ha presente una grande pomposità. Ricordiamo anche che l'epoca in cui Luigi di XIV vive è anche l'epoca in cui si sviluppa la moda, si sviluppa la grandiosità e e lui supporta proprio questo aspetto proprio perché attraverso il supporto di questo aspetto vuole creare 64-19-10-1 una nuova chiesa inteso come una nuova struttura di governo, cosa che farà, in cui ha
apparentemente mette gli altri prima, ma in cui è lui a guidare gli altri creando delle dipendenze da se stesso. E l'uno è proprio l'innovatore, è proprio il pioniere, portare modalità assolutamente nuove, ma facendolo tenendo cura degli altri. Infatti per lui la giustizia era estremamente importante, perché diceva che un sovrano doveva governare con giustizia. Tra l'altro fu proprio istruito dal cardinale Mazzarino, che scrisse proprio un commentario proprio per insegnargli a governare al meglio, ricordandogli quello che era la filosofia importante del tempo, che si era sviluppata proprio poco prima, che era la filosofia machiavelliana, definita dal Machiavelli, che era un italiano. Andiamo a vedere il suo nome, andiamo a vedere lui. Lui fa 22, il fondamento di un nuovo stato, il fondamento di una nuova struttura, e lo fa attraverso 42-6, l'utilizzo della bellezza. Il 6 è il numero della bellezza, è il 6 è il numero della grandiosità, e il 42 è un numero che parla appunto di grandi prove che avrebbe dovuto vivere, che avrebbe dovuto affrontare, perché il 42 può dare prove e sfide, ma lui sa risolvere queste sfide diventando ricettivo a qualcosa di più grande in lui, a questa mente illuminata che lo deve guidare nella gestione degli affari sociali del suo regno. Il suo titolo, Luigi XIV, si somma al nome il numero 14, che ci dà il numero 36-9. Quindi lui porta una saggezza attraverso l'esperienza. Ricevette un'educazione incredibile per insegnargli a governare. Dicevo che Mazzarino scrisse un trattato proprio dedicato al re, al nuovo delfino della Francia, figlio di Luigi XIII, che tra l'altro muore quando Luigi XIV è soltanto 5 anni, e gli lascia proprio questo trattato per imparare a governare al meglio. Quindi lui possiede una saggezza acquisita e rivoluziona tantissime cose nel suo regno, tanto appunto di rendere la Francia l'azione più grande del tempo e rimanere famoso nella storia proprio dell'umanità come il re illuminato. A 23 anni si presenta alla corte durante uno spettacolo di corte vestito da Apollo, che è il re sole, e da quel tempo prenderà l'appellativo Le Roi Soleil, che è il re sole. Lui voleva essere il sole della sua nazione, voleva essere quello che brillava, intorno al quale tutto brillava. Infatti non appena muore Mazzarino, Luigi XIV dice che è giunto per lui il tempo di governare, e invita tutti i nobili, chiamandoli alle 7 del mattino, la mattina stessa successiva alla morte del cardinale Mazzarino, per dirgli che da quel momento qualunque decisione avessero preso avrebbe comunque dovuto essere condivisa con lui. Andiamo a vedere la numerologia del Roi Soleil, che è 40 le vocali e 19 le consonanti, per dare un 59, 14, 5. 40 è morte, rinascita. Lui pone fine al modo in cui si governava fino a quel tempo, proprio per costruire una nuova forma di monarchia. E lo fa a 19, ponendo se stesso al servizio della nazione, ma comunque vive di tutti. Tanto che alcuni gli hanno attribuito la frase "lo Stato sono io", cosa che in realtà Luigi XIV non disse mai, per risvegliare, prendere in mano ogni cosa in maniera scientifica. Il 5, poi vedremo tra un attimo la sua data di nascita, è il numero proprio dell'approccio della mente chiara, che sceglie di risvegliare, di portare con la propria parola una nuova manifestazione, una nuova creazione. E questo è proprio legato anche al numero 14, che è il numero appunto del risveglio, è il numero della creatività, è il potere della parola, è associato proprio al suo appellativo regale. Andiamo insieme a vedere la sua data di nascita. Ritroviamo di nuovo l'energia del 38, simbolica della luce, la mia guida, la luce della mente, ma significa anche un grande breakthrough. Quindi lui nasce in un anno in cui è invitato a portare un grande cambiamento, e lo fa
proprio attraverso il 5. Vediamo anche che il 5 risulta la somma totale della sua data di nascita, ma anche la somma, se ne facciamo 5 più 9, 14, è di nuovo un 5, che ritroviamo più volte nel suo tema. Il 5 è il numero della conoscenza, è il numero dello scienziato, è il numero della volontà di conoscere in modo chiaro. E lui è un sovrano illuminato che vuole regnare con giustezza e con rettitudine, per cui ascolta primariamente se stesso. Infatti il 9, che è il numero del mese, il numero della sua prova, è il fare a modo proprio, l'ascoltare la propria saggezza, ascoltare il proprio sentire. Rivoluzionerà tantissimo tutta la struttura dello Stato, scegliendo anche uomini di grande valore, proprio per creare la grandezza del suo paese attraverso proprio una nuova modalità di governo. E vediamo che la somma dell'anno ci dà 27 sommato come 16 più 3 più 8, che significa che lui è venuto qui proprio per fondere, portare nella materialità l'ispirazione della mente illuminata che riceve, facendolo esattamente a modo proprio e portando fine e nuovo inizio. Dopo il suo regno la Francia non sarà comunque quello che è stata prima, e prima del suo regno la Francia non era come lui poi la trasformò. Andiamo a vedere la somma totale della sua data di nascita, che appunto fa 32, 14, 5, un personaggio che porta grande risveglio e che è 32, luce cristallizzata. Lui deve cristallizzare l'ispirazione e portare appunto questo cambiamento. Tra l'altro è rimasto anche molto famoso proprio perché ha fondato l'Accademia delle Scienze, famosissima accademia in Francia, che aveva lo scopo di studiare gli aspetti scientifici del tempo. Ricordiamo che è anche il tempo in cui vive Galileo Galilei, in cui inizia proprio a svilupparsi un approccio matematico supportato da tutte le tradizioni anche pitagoriche dei filosofi greci, un approccio matematico alla vita, e c'è un grandissimo interesse alla comprensione proprio di come il creato, la grande vita, opera. Essendo lui il re sole, deve assolutamente comprendere come tutto ciò che sta intorno a lui funziona, opera, per gestirlo al meglio. Ricordo a tutti che se avete piacere di fare una consulenza di numerologia esoterica con me, potete contattare la nostra segreteria allo 059-686147 o scrivere a secretary@internationalteacherschool.com, oppure potete anche pensare di imparare il corso di formazione in numerologia esoterica per imparare voi stessi il codice numerico che vi appartiene e che contiene la chiave del vostro destino.